Sempre più aziende espongono nei loro prodotti la scritta senza olio di palma. Ma che cosa sta succedendo? La risposta è semplice. Si sono accorte che ascoltare le richieste dei consumatori è una strategia vincente. Se ci pensate, è un messaggio potente. I cittadini, informati delle drammatiche conseguenze ambientali, dello sfruttamento del lavoro, preoccupati per la loro salute, hanno fatto una scelta razionale. Hanno evitato i prodotti che contengono quest'olio. E le aziende hanno dovuto adeguarsi. Una piccola scelta individuale può avere grandi effetti. O meglio, le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti. Il 14 febbraio il Movimento 5 Stelle porterà in Parlamento le storie di alcune delle imprese come Coop Italia, Alcenero o Dileo che si sono liberate dell'olio di palma e hanno aumentato fatturato e qualità dei prodotti. Rinunciare all'olio di palma significa sostituirlo con altri ingredienti, anche made in Italy, come l'olio d'oliva, l'olio di semi, più salutari per l'uomo e per l'ambiente.